tutte assieme le attività produttive della provincia di Salerno, dimostrando che il porto è proprio una finestra sul mondo trasversale che serve alla componente industriale, manifatturiera, al commercio, all'artigianato, a tutta l'economia della nostra provincia. In questo momento tutti assieme per spiegare le ragioni di una contrarietà rispetto a una riforma che di fatto non contribuisce nella realtà al rilancio della portualità italiana e che corre invece il rischio di sacrificare porti da best practice come quello di Salerno rispetto a porti che obiettivamente oggi, come quello di Napoli, rappresentano la worst practice. Sarebbe una cosa veramente folle nel momento in cui, invece di premiare il merito, premiare i successi che si conseguono sul campo rispetto a una formula gestionale che è autonomia ma è anche tanta capacità di impresa e di lavoro di intercettare le rotte dell'economia mondiale, che tutto questo venga messo in discussione per un progetto calato dall'alto dove forse c'è anche scarsa conoscenza di quello che avviene sui territori. Quello che si deve far capire è che se il governo avesse mantenuto la sua posizione originaria noi avremmo avuto 6 autorità portuali. Quando si comincia a capire i motivi della Puglia, poi si vogliono capire i motivi della Liguria che ha 2 autorità perché c'è Genova e la Spezia, perché poi non capire quelli della Campania? Cioè, credo che ci siano delle oggettività, cioè si è partiti per addirittura progetto, uno dei progetti iniziali era l'unica autorità portuale per l'Italia, poi si è passata a 6, Nord Tirreno, Sud Tirreno, Nord Adriatico, Sud Adriatico e le isole, oggi parliamo di 15 e allora non capisco, c'è chi... è ovvio, perché non capisco perché in alcune situazioni non se ne è tenuto conto e in altre situazioni si vuole per forza fare questo accorpamento. Ripeto, come dicevo poc'anzi, non è che noi uniamo 2 stabilimenti per ottimizzare e sinergizzare, i porti rimangono quelli. Allora noi stiamo solo spostando alcuni poteri decisionali in capo al porto di Salerno altrove e questo ovviamente per l'economia salernitana non va bene.